Aprite gli occhi, si chiama così il flash mob organizzato dai giovani agricoltori di Coldiretti a Bari nel corso di Agrilevante per protestare contro l'emergenza climatica e l'aumento dei prezzi che vanno a incidere su quelle risorse come il grano, indispensabili per l'economia agricola e non solo. Un mese dopo, altre precedenti iniziative in occasione della Fiera del Levante, si denuncia, nulla è cambiato. E continuiamo ad avere grandi difficoltà, soprattutto sul grano. Oggi ci sono delle speculazioni in atto che fanno sì che il grano italiano viene quotato a prezzi molto molto bassi, perché sta arrivando tanto grano dall'estero, continua a arrivare navi e quindi a inflazionare negativamente il mercato del grano. Queste sono speculazioni su un mercato assolutamente difficile. Non ci dimentichiamo che in piena pandemia o poi subito dopo con la guerra dell'Ucraina, no, si parlava per essere autosufficienti e quindi aumentare anche le superfici di grano in Italia, no, proprio perché mancava il grano. Oggi invece parliamo di un prodotto che sotto speculazione diminuiscono il prezzo e vive grandi difficoltà. Noi imprenditori di Coldiretti Giovani Impresa e quindi anche la Coldiretti stessa inizia a prendere delle soluzioni a questo problema. Innanzitutto partiamo dall'acqua, che è un bene comune, è un bene molto importante, e quindi iniziamo a non sprecarla. Quindi ci stiamo adoperando per mettere su delle tecniche e delle risorse per trattenere l'acqua e non sprecarla. Quindi acqua antispreco.